Tifosi giallorossi, ben trovati dallo stadio Bonelli di Montepulciano. Seconda giornata della Final Eight del campionato allievi nazionali, si gioca a Roma-Parma. Soleri, è partito Di Livio, lo serve Soleri, controllo del numero 10, accompagnato dallo stesso Soleri, c'è anche Gargiulo che arriva alle sue spalle, la palla dentro per Calì, si gira Calì! Palla che esce di un soffio. Rimessa laterale con Masetti, sembra ancora intenzionato, mette in aria. Si gira Broila, cross, secondo palo, salta Zanini, palla ancora in area di rigore, Crisanto! Crisanto a negare il gol al Parma da Aracri per la precisione. Da due passi, bravissimo il portiere giallorosso. Vasco vuole la conclusione dalla distanza, Vasco! Traversa la terza in due giorni. Corradi, pronto subito il rinvio, attenzione allora al Parma con Zoppellaro. Ancora... prova l'affondo, si è un po' scoperti il numero di Zecca. Gol. Vediamo Bordin, potrebbe anche provare la conclusione in porta. Tre in barriera per Corradi. In mezzo Trani, Preti, Nicolas De Ros De Santis, anche Di Livio. Bordin va in porta, a giro! Corre il gol! 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 Bordin! Bordin! All'incrocio dei pali, Corradi c'era arrivato, si è lasciato sfuggire il pallone. Continua a salire Bro, deve aver attraversato per tutto il campo da sinistra a destra, palla dentro pericolosa in area di rigore, cross. Cross, la girata! Trani! 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 Ancora Preti, recupera il pallone, Preti, il tocco per Trani, in aria Trani, Corradi respinge ancora Trani, col petto Trani, toccato per un giocatore del Parma. Fischio finale del direttore di gara, finisce 2-2 fra Roma e Parma.